potete fare, se ci piace di prenderci dentro. Sei all'Italia, questa è l'unica cosa. Che dire, è una partita contro una grandissima squadra, campione d'Europa, però noi siamo lì, abbiamo detto dopo le due sconfitte consecutive che non c'erano allarmismi perché noi c'eravamo, abbiamo continuato a giocare, e oggi abbiamo fatto penso un qualcosa di incredibile nel quarto quarto, perché nel terzo quarto la frustrazione di aver sbagliato almeno 10 tiri liberi da tre punti c'era, siamo andati sotto di 15 ma non abbiamo mollato, nonostante tutto abbiamo recuperato, siamo andati a supplementare e a supplementare senza Cuso uscito per 5 falli tutti ci siamo andati da fare per cercare di contenere Gasol, abbiamo colto una vittoria importantissima perché sicuramente la classifica da quarti a terzi cambia, comunque sono tutti forti e prenderemo la Lituania, no? Sì, sì. Prenderemo la Lituania, però sicuramente vuole andare un segnale che noi siamo vivi, che venderemo cara la pelle e giocheremo fino al 40° tutte le partite. Andrea, sotto di 15, in difficoltà, blackout offensivo, e però siete ripartiti ancora una volta. Sì, ripeto, il blackout offensivo nasce da tiri liberi sbagliati da tre punti e la frustrazione di non tornare in difesa e di prendere canestri facili. Il coach giustamente si è arrabbiato parecchio perché vuole che se i tiri da fuori non entrano almeno in difesa lavoriamo duro. Poi nel quarto quarto abbiamo iniziato a difendere forte, a cercare di anticipare tutte le linee di passaggio, andare tutti a rimbalzo e correre in contropiede, così abbiamo messo in difficoltà la Spagna, siamo riusciti a riprenderli e a giocarci la partita supplementare dove è venuta fuori la nostra maggiore diciamo voglia di vincere, intensità, si è riusciti a mettere in difficoltà, è veramente una grande vittoria che ci dà un sacco morale. E cosa dici a chi pensa che la Spagna avrebbe potuto volerla perdere? Ma non penso proprio, né noi né la Spagna quando si giocano queste partite qua non pensano a Serbia, Lituania o chi per loro, pensano solo a giocare per poter alzare il morale piuttosto che cogliere una vittoria. Abbiamo lottato tutti e due, non penso che la Spagna abbia lasciato 15 punti lì perché noi siamo stati brocchi, noi siamo stati forti a recuperare, a riportare in parità la partita, il merito va a noi che abbiamo vinto e non alla Spagna che ha lasciato andare la partita. Alessandro,